This episode is brought to you by Jira. Jira is the only project management tool you need to plan and track work across any team. So if you're a team of developers, Jira better connects you with teams like marketing and design so you have all the information you need in one place. Plus, their AI helps you knock out the small stuff so you can focus on delivering your best work. Get started on your next big idea today in Jira. Bentornati a Mr. Gadget Daily, oggi novità da Google, da Spotify e perché no, anche da Ray-Ban. Buona giornata dunque, anche oggi venerdì 4 di ottobre del 2024 da Mr. Gadget Daily Podcast, quotidiano dedicato ad innovazione e tecnologia. Io sono Luca Viscardi. Ieri abbiamo parlato delle novità di Apple Podcast e del fatto che ora ci siano le trascrizioni automatiche dei podcast in italiano, quindi anche di Mr. Gadget Daily. Ma oggi a questo punto vi raccontiamo invece di una novità di Spotify che lancia le playlist offline automatiche. Cosa vuol dire? Che per gli utenti premium, quelli che pagano l'abbonamento di Spotify, ci sarà la possibilità di avere una playlist automatica con le ultime canzoni ascoltate che vengono automaticamente scaricate. Questo vuol dire che sarà possibile, quindi in modo molto semplice e molto facile, riascoltare anche quando non si è collegati alla rete internet gli ultimi brani che si è scelto di ascoltare su una piattaforma Spotify. Abbiamo detto di Google invece, questa è una cosa curiosa. Diversi utenti in giro per il mondo hanno segnalato che Google Discover non mostra più nuovi contenuti, o meglio, mostra solo contenuti con un'età tra le 24 e le 48 ore, e quindi non qualcosa di proprio brand new, fresco. Non sappiamo se questo sia un bug, una scelta, un test, una verifica, però di fatto, insomma, c'è questa anomalia che si sta verificando. E rimanendo nel mondo di Google, si torna a parlare del Google Pixel 9a, uno degli smartphone più anticipati degli ultimi mesi, che secondo il rumor anticipato ieri potrebbe uscire a marzo 2025, quindi molto prima rispetto alle versioni precedenti. Ogni anno, lo diciamo spesso di molti leaks che escono, insomma, ogni anno arriva la stessa cosa, no? Quest'anno questo smartphone arriva prima, insomma, vedremo se troverà conferma questa anticipazione. Novità invece importante per i Ray-Ban Meta Glasses, quindi gli occhiali che sono realizzati da Ray-Ban in collaborazione con Meta, perché c'è la possibilità di avere dei promemoria, ad esempio sul posto in cui si è parcheggiata la macchina, ma anche la possibilità di mandare dei messaggi vocali verso il messenger di Facebook senza la necessità di toccare il proprio smartphone. C'è un'altra anticipazione che è arrivata in queste ore, in questi giorni, che riguarda il nuovo drone di DJI, che dovrebbe essere il DJI Air 3S. Sono trapelate tantissime novità e anche una finestra di lancio che dovrebbe essere molto ravvicinata. Quindi, insomma, DJI veramente sforna un sacco di novità quasi su base mensile, se non quindicinale. Brutta notizia invece che riguardano il Cybertruck di Tesla, che pensate, in 12 mesi riceve il quinto richiamo. Giustamente qualche giornalista fa sapere che questo prodotto era stato presentato come apocalypse proof, quindi pronto a sopportare qualunque tipo di sollecitazione, e invece c'è qualche problemino di troppo. In questo caso è la videocamera che permette la vista posteriore che avrebbe qualche problema di funzionamento. C'è un'indagine che ci dice che gli utenti che hanno uno smartphone Android tendono a cambiare più spesso il proprio dispositivo. È una cosa curiosa perché il 32% degli utenti di Apple mantiene il dispositivo per circa 3 anni, una cosa che fa solo il 21% degli utenti Android. Qui bisogna capire se il tema è legato al prezzo del dispositivo, alla tenuta nel tempo, al numero di aggiornamenti che riceve, però, insomma, un dato interessante: c'è un turnover più elevato con i dispositivi Android. Sephora stores are everywhere you are, so just pop in when you need a brown lip to match your 90s playlist.
A confidence boost before your interview? Or a last-minute gift for mom's birthday? There's always a Sephora near you. Just pop in. Use our store locator to find your local Sephora or Sephora at Kohl's. Purtroppo una brutta notizia invece per gli utenti di Samsung: la One UI 7 con Android 15 arriverà in modalità beta solo alla fine dell'anno. Vuol dire che per avere Android 15 sugli smartphone di Samsung bisognerà molto probabilmente aspettare il 2025. Non è una bella notizia, perché in quel periodo più o meno cominceremo a conoscere addirittura Android 16. Bene, per oggi abbiamo terminato. Grazie per averci seguito fino a qui. Se volete, ci sentiamo puntuali anche domani.